2-3 anni, l'Hauser di San Severo, il cui presidente qui è Giovanni Altrui, e poi ci sono altri autorevoli rappresentanti, più dei cittadini che spontaneamente si radunano qui ogni anno per festeggiare il compleanno di Tonino Notarangelo. Caro Tonino, io vi ringrazio. Aspetta, Tonino, aspetta. Attenzione, quest'anno, questo avvenimento, secondo me, ha un significato particolare, perché è l'anno che ha visto la tua generazione, molti della tua generazione che ci hanno lasciato per il virus che ha inondato l'Italia e il mondo. Quindi attraverso questa manifestazione vogliamo anche dedicare un pensiero a tante persone della tua età, della tua generazione che non ci sono, che quindi anche questo è un momento anche per ricordarci delle persone anziane che sono stati il simbolo del dopoguerra, che hanno ricostruito l'Italia e che forse meritavano maggiore attenzione da parte delle istituzioni sanitarie. È così. E questo è il dolore più grande per quello che è accaduto. E questo è il primo pensiero che noi, penso, vogliamo dedicare. L'altro è, proprio partendo da questo, speriamo che questo possa servire anche gli auguri che facciamo a te, che sei sempre il simbolo di una San Severo, di persone anziane, di persone di una certa età, che ci sia più rispetto anche nella nostra città, ci sia rispetto per le persone anziane, che giovani molto grande che possono avere rispetto. Questo è un altro messaggio che vogliamo fare. È una grande cosa, però non viene messo. Noi speriamo che radicato, anche da questa manifestazione, da queste. Terzo, mi permetto, tu sei anche il simbolo della piazza. Questa piazza che tu l'hai vista dal dopoguerra, da quando si è aperta la cartolibreria, mi dicevi un giorno che hai visto persino le donne che andavano a votare nel 46 per la Repubblica. Era uno spettacolo. Perché? Diccelo. Perché la prima mattina, perché noi abbiamo aperto sempre per la vendita dei giornali, cartolibreria, per cui i giornali prima arrivavano a un certo orario ed era molto attesa dalla gente per leggere i giornali, perché era l'unico canale che dava notizie, non è come ora, per carità. Allora c'era molte che aspettavano l'arrivo dei giornali, per cui noi aprivamo verso le 7, 7:30. A quell'ora già c'era una fila che prendeva dal largo municipio e arrivava quasi a via dei 40, sedute con i sgabellini. La fila delle persone ci portavano gli sgabellini. Quindi è stata una grande lezione di democrazia. Sì. Un applauso a Tonino! Bravo. Scusate, insieme. E Tonino è un bravo ragazzo, Tonino è un bravo ragazzo, Tonino è un bravo ragazzo, e nessuno lo può negare. Auguri! Auguri, Tonino! E quello che ha fatto Tonino, auguri! Tonino, ancora per lunghi anni! Grazie, ti ringrazio. Salute a tutti! Quella che ha impressionato di più, oltre alla fila che si votava, le donne che mai vista a votare. Le donne erano tante a votare nel 46. Uguale agli uomini, insieme. Tonino, testimonia della storia di San Severo del dopoguerra, bravo! Un applauso alla signora!
perché che Tonino e tanti anni stanno insieme in appalto. Granito dove sta? Venite, venite! Venite a dare gli auguri a Tonino! Come? No, niente, niente. Tonino ha detto che potete tutti andare al bar e prendete quello che volete. E poi va bene, lui è stato bello. No, no, è chiusa. L'ha fatta apposta. L'ha fatta apposta a fare oggi. L'anno scorso sono stati al bar, quest'anno il capitano è chiuso. Tonino, noi dov'è? Hai chiuso? Noi siamo, abbiamo preso.